Allora, a questo punto si può considerare come poter intervenire in maniera opportuna per cercare di limitare o di contenere la presenza di queste erbe, che, come vi dicevo, certamente da una parte ci danno delle ottime informazioni sullo stato del terreno, ma dall'altra è chiaro che dobbiamo cercare di contenerle e di far sì che abbiano meno prevalenza sulle piante che io voglio coltivare. E un metodo abbastanza ormai collaudato è anche quello della cosiddetta falsa semina. Cioè si prepara il letto di semina nei giorni in cui la Luna è nella costellazione del Leone. Perché la costellazione del Leone? Perché la costellazione del Leone, si è visto, è proprio stimolatrice soprattutto di tutti quei semi che sono latenti nel terreno. Molte volte ci sono proprio a diverse profondità questi semi che si presentano quando trovano il momento e la temperatura giusta, l'umidità giusta, si trovano che partono e che nascono e quindi si sviluppano. Quando la Luna è costellazione di Leone è il momento più ideale per preparare questo letto di semina. Quindi si innaffia a più riprese e si attende la nascita delle erbe. Ecco. Volevo dire riguardo alla costellazione del Leone che una delle costellazioni quasi opposte al Leone è la costellazione del Capricorno. Sempre nel calendario delle semine voi trovate il momento in cui la Luna è nella costellazione del Capricorno. Quando lavoriamo per esempio il terreno invece con la costellazione, nella costellazione del Capricorno, sicuramente devitalizzeremo con molta facilità molte erbe. Ecco. Se abbiamo per esempio un terreno molto infestato, sicuramente la lavorazione della costellazione del Capricorno servirà a devitalizzare molte erbe che sono già presenti. Comunque la costellazione del Leone servirà soprattutto per far nascere tutti i semi latenti. Quindi si innaffia più riprese e si attende la nascita di queste erbe. Allora, quando si vedono praticamente nascere le erbe, che generalmente dopo una settimana sicuramente, soprattutto se piove, nascono, oppure se innaffiamo, allora si innaffia più di tre prese e si attende la nascita delle erbe. Poi si lavora il terreno con un rastrello o con una fresa, per una fresa che non muova molto, ma che faccia un lavoro molto lento e molto delicato, no? Con una profondità di 3 cm, 2 giorni prima delle semine di tre piante che voglio fare. A questo punto si semina o si tolgono tutte quelle erbacce che sono nate, che sono seccate e si semina o si trapianta nei giorni che abbiamo deciso di fare questa semina o trapianta. Ecco, poi c'è un altro metodo che è quello di creare un macerato di erbe infestanti. In questo caso, ecco, io farò questo macerato perché faccio questa considerazione qua. Se le erbe sono nate su quel terreno perché c'erano determinati problemi, determinate situazioni che cercavo di modificare, ma che comunque mi segnalano un certo stato del terreno, una certa carenza anche di sostanze. Ecco, se io queste erbe che io ho tolto, ho estirpato, e di queste erbe, se io faccio il macerato, io restituirò al terreno quelle sostanze in forma liquida, no? Quelle sostanze che fanno sì che sono costitutive di quelle piante che sono nate proprio per un terreno che aveva queste carenze. Ecco. Quindi le varie parti delle piante devono essere messe a macerare in un recipiente senza coperchio, mescolando di tanto in tanto. Anche qui è un ottimo esempio di come creare un buon macerato. L'altra volta abbiamo parlato di macerati. Ecco, i macerati. Ed è importante, abbiamo visto che nei primi giorni ha una certa funzione, ha un certo valore. Più si va avanti, diventa anche molto
fermenta, anche ha un odore molto, molto, molto forte, c'è una putrefazione, ecco. E per cui, però poi arriva un punto che poi la putrefazione finisce, ecco, l'odore non c'è più e sicuramente ormai ha finito, non è ormai più utilizzato. Al limite lo si butta sul cumulo per dare un ulteriore aiuto al cumulo nella sua trasformazione. Quindi devono essere messe in questo recipiente e mescolate di tanto in tanto. Quindi si vuole, bisogna seguirlo, ecco, non pensare, butto là, butto ciò che starebbe dentro nel recipiente, dopo fra un po' di giorni vado a vedere. Quindi deve essere proprio seguito attentamente. Poi il macerato deve presentarsi ancora col pigmento della clorofilla e quindi è male odorare. Mai deve essere marrone, sintomo di putrefazione. Ecco, quindi quando ormai è putrefatto, ormai si può dire che è nello stadio finale. Si filtra tutto, si mette tutto in una pompa a spalla, ecco, e si rova il terreno per 3 sere consecutive, spruzzandone un velo sino a ricoprire leggermente la superficie del suolo. Qua si dice di rovare il terreno per 3 sere consecutive con la luna in Cancro. Anche questo voi vedete che la luna in Cancro, che è la costellazione opposta al Capricorno, è proprio il momento indicato per cospargere il terreno di questo macerato. Ecco, poi io ho voluto anche aggiungere questo trattamento che si può fare sugli infestati nei selciati, camminamenti nella ghiaia. Sì, l'ho messo anche perché molti conosco alcune persone che sono molto preoccupate quando vedono nei selciati, nei camminamenti, nella ghiaia degli infestanti e quindi vogliono avere tutto pulito, insomma. Cioè, insomma, anche per accontentare anche chi vuole avere tutto pulito, tutto a posto. No? E queste si possono, senza usare dei diserbanti, diciamo, che molte volte hanno anche degli effetti, sicuramente pericolosi per il terreno. Il metodo più semplice è quello di avere del sale economico. Si sciolgono quindi 2 kg di sale in 10 litri di acqua tiepida, si mescola con un bastone per 5 minuti, quindi si dà una piccola dinamizzazione. Poi per aumentare l'efficacia si può aggiungere anche mezzo litro di aceto o delle alghe brune, 2 cucchiai in 10 litri di soluzione. Poi si innaffiano le giovani piante indesiderate, meglio se dopo una pioggia, con un terreno umido, possibilmente in giorni di terra e radici. Quindi tutti i giorni di terra e radici, come vi dicevo, il capricorno, comunque i giorni di terra e radici. Dopo qualche giorno le erbe infestanti saranno morte. Si ripete l'operazione per togliere le superstiti. Quindi questo è un metodo per gli infestanti e i camminamenti nella ghiaia.